Siamo tornati in studio, un altro componente della lista Zaia della circoscrizione di Vicenza, qui con Manuela Lanzarin. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Lei è una politica di lungo corso, oserei dire, però a schiera di quegli amministratori che sono scesi in campo, 10 anni come sindaco di Rosà, nel Vicentino, attualmente vice sindaco di Rosà, è stata anche parlamentare. Ora, perché scegliere e accettare la candidatura per la Regione Veneto? Ma è una candidatura che mi appartiene molto, diciamo, come tipologia. Appunto, io mi reputo da sempre un amministratore più che un politico. Ho avuto l'onore di fare anche l'esperienza parlamentare, ma essendo abituata a fare, quindi concretamente poi il ruolo di sindaco, insomma di amministratore, è quello che è sempre in prima linea, in campo, in contatto con i cittadini, con i problemi dai più banali ai più grossi, e quindi il discorso regionale è un discorso che credo mi appartenga, nel senso che la regione ormai è diventata l'ente di collegamento con gli enti locali, i cittadini, le imprese, è saltata anche la provincia, e quindi credo che sia il terreno più fertile per poter effettivamente, insomma, dare un contributo positivo al mio territorio. Tra i tanti candidati che ho avuto modo di intervistare in questa campagna elettorale, di tutti un po' gli schieramenti e le liste, ci sono molti amministratori pubblici, sindaci. Quale potrà essere la differenza di un consiglio regionale comunque composto da sindaci o da elementi che hanno avuto un'esperienza comunale? Quale potrà essere la cifra distintiva dei prossimi 5 anni di governo? Ma io credo che sia sicuramente un valore aggiunto, perché chi ha fatto l'amministratore, che sia consigliere, sindaco, assessore, insomma nei vari ruoli, ha capito cosa vuol dire amministrare, ha capito come funziona la macchina amministrativa, la macchina burocratica, che è uno dei problemi più grandi che abbiamo, io reputo, insomma, l'eccessiva burocrazia, e quindi ha capito come dover affrontare, cosa cercare fare per risolvere i problemi, per rendere più vicini la regione, in questo caso che è comunque l'ente più vicino, insomma, ai cittadini, alle imprese, alle attività produttive, alle categorie economiche, e quindi credo che potranno dare un apporto molto positivo e concreto. Questo significa che nel momento in cui vi troverete, si troveranno, dipende poi chi sarà eletto, a deliberare, praticamente si adotteranno meccanismi più efficienti e più efficaci. So che Zaia ha parlato di introdurre il voto della fiducia del governo qualora appunto fosse riconfermato presidente. Ma sì, questo credo che sia un'esigenza, abbiamo visto cosa è successo anche con l'approvazione del bilancio, appunto, per carità, eravamo già in campagna elettorale, quindi certe cose hanno scontate, però io credo che non si può pensare di tintennare quando ci sono dei problemi reali da affrontare, quindi con il gioco delle parti, e quindi credo che questo sia uno strumento per cercare di accelerare tutto l'iter legislativo che può avere una legge regionale. Credo anche che l'apporto che potranno dare gli amministratori, ma insomma un po' chi ha avuto a che fare con l'amministrazione locale, con gli enti locali, sia quello legato soprattutto a cercare di snellire un po' la filiera, a cercare di accelerare i tempi, perché questo alla fine che ci chiedono un po' tutti, anche gli enti locali stessi, i comuni, nel mettere le condizioni anche i comuni di poter operare, di poter dare i servizi ai cittadini, che siano lavori pubblici oppure che siano servizi alla persona. Il suo invece obiettivo personale, nel senso, ha un obiettivo da portare, un tema che le è più a cuore, più caro, che afferisce al suo territorio? Io nella mia carriera, diciamo così, mi sono sempre spesso occupata di ambiente, ero capogruppo anche alla Camera, alla Commissione Ambiente, quindi insomma ambiente, infrastrutture, quindi mi sono sempre occupata di tematiche molto tecniche, e quindi sicuramente cercherò di dare il mio contributo, se sarò consigliere regionale, in questo settore. Dopodiché io credo che soprattutto il collegamento con il territorio, ripeto, forse perché arrivo appunto dall'amministrazione, con gli enti locali, con le esigenze degli enti locali, che poi sono appunto esigenze che si ripercuotano nelle attività produttive, commerciali, piuttosto che i cittadini, sia sicuramente un filone da tenere in considerazione, ma anche da curare in maniera molto approfondita. Io è scaduto il tempo a disposizione, ringrazio Manuela Lanzarin, lista Zaia presidente, circoscrizione di Vicenza. Stacco e di nuovo studio con un altro candidato. A tra poco, grazie.